bentornati sul mio canale di cucina. Siamo in settembre e il nostro podere ci offre questi fichi meravigliosi, i fichi verdini o fichi borzini. Si chiamano così per la loro forma, tipo una borsetta, vedete? Questi sono buonissimi per i crostini crudi, a insalata, con un bel caprino, col prosciutto. Noi oggi però realizzeremo una ricetta diversa. Ovvero faremo i fichi caramellati e come si conservano. Ecco gli ingredienti. Abbiamo bisogno dei nostri bellissimi fichi, che sono già stati precedentemente puliti e asciugati, di zucchero di canna a piacere oppure zucchero semolato bianco. Io ne metto un po' e un po'. Vado ad occhio in questa ricetta e innanzitutto si prendono i fichi, come vedete i borsini, e si tagliano in quattro. Questa ricetta è l'ideale per chi vuole avere una conserva settembrina sempre pronta da mettere sul gelato per fare anche, o sulle fette biscottate, o per fare anche delle crostate. Metto intanto i miei fichi nel tegame. Ecco qua, i nostri fichi sono stati tagliati in quattro, vedete? Sono già sul fuoco. Metto un po' e un po', come vi ho detto, a occhio di zucchero misto, canna e semolato bianco. Non hanno una maturazione eccessiva, quindi posso tranquillamente mettere un po' di zucchero, ecco. Ma lo scegliete voi. Come vi dicevo, questi fichi caramellati ci andremo leggermente a spadellare poi. Li adageremo in questi vasi da conserva e nel nostro pentolone della nonna prima mettiamo un canovaccio sul fondo, poi li andremo ad adagiare ripieni del nostro fico caramellato. Se volete aggiungere, per chi non è intollerante, delle mandorle, è la morte sua in questo caso, delle mandorle con la buccia. Ecco qua, la cottura è velocissima, anche perché poi dopo andremo nuovamente a sterilizzare e anche quella è una sorta di, oltre a essere un metodo di conservazione, ma è anche un metodo di cottura. Non vi preoccupate per la buccia perché sono molto teneri. Ecco, la cottura di 10 minuti circa. E poi andiamo ad invasare. Ecco, stiamo prendendo i nostri vasetti da conserva e andiamo a mettere i nostri fichi caramellati, vedete? Come sempre, cottura salutista. Quindi i fichi sono rimasti belli croccanti. Metto un altro po' di zucchero così, con la sterilizzazione, si andrà a sciogliere. Ecco qua, il primo vasetto è pronto, vedete? Lo metto nel nostro pentolone della nonna. È veramente della nonna anche quello, della mia nonna. Sono quei pentoloni di alluminio micidiali. Mettiamo un altro pochino di zucchero sopra. Ecco qua. Continuiamo. Vedete che bella cremina che hanno già fatto, eh? Bene, questi sono belli brodosini. Possiamo mettere un altro pochino, ma non aggiungerei più niente.
Adesso mettiamo i nostri fichi immersi di acqua, i nostri vasetti, immergiamoli di acqua e li andiamo a bollire. Appena bolle, facciamo passare 20 minuti per la sterilizzazione. Ci vediamo tra poco. Ecco qua, abbiamo preparato, vedete, i nostri vasi con i fichi caramellati, completamente immersi d'acqua. Sotto ricordate la tecnica base, mettere un torcione, un asciughino e anche sopra, perché non devono cozzare tra di loro i vasi, ok? Poi ora, appena l'acqua bolle, dovete contare 20 minuti di tempo e la miglior tecnica è lasciarli raffreddare nella sua acqua di cottura. Ok, e con questo sistema le conserve durano un anno. Ecco qua, la sterilizzazione è finita. Questa è la nostra bontà di fichi caramellati. Dura un anno, come vedete è rimasto il colore invariato, intatto. Sono belli sciropposi. Lo zucchero si è amalgamato con il resto degli ingredienti. Vanno bene sul gelato in inverno, se volete fare delle crostate particolari, delle tarte tartan, o sul pane come marmellata. Questa era la ricetta di oggi. Se vi è piaciuto mettete un like. Io vi aspetto, mi raccomando, aspetto anche i vostri commenti, sbizzarritevi. Ciao a tutti, alle prossime lezioni di cucina.